E dopo la Hornet 1000, ecco da dove parte la gamma della Hornet con la 500 che si affianca alla mitica 750 che, ce lo spiega Costantino Polacci, responsabile di comunicazione Honda, la Hornet 750 è stato un grande successo in Europa. Sì, la Hornet è un grande successo in Europa, a noi interessa l'Italia, perché qui le vendiamo. È prima in classifica nella vendita delle naked sportive e ci sta dando grandi soddisfazioni. Il riscontro del pubblico è stato grandioso. Ha ricevuto all'inizio qualche critica, ma poi è sempre il mercato che dice la verità e se ne vendono tantissime, siamo stracontenti. E proprio per questo Hornet, arriva la 500. Esatto, Hornet diventa una famiglia composta dalla 500 che è la entry level, la 750 che rimane nel mezzo e la nuova 1000 che abbiamo mostrato nell'altro video. La 1000 è esageratissima, però un po' impegnativa per chi si avvicina al mondo delle moto. Invece esatto, questa... la CB500F che i più attenti riconosceranno in molti dettagli della Hornet 500, cede il posto nel naming, no? Come dicono quelli bravi, della gamma Honda alla nuova Hornet 500. Perché questa rimodulazione della famiglia delle 500 serve a dare un'identità più definita. Prima quando si parlava delle CB500 non era la famiglia delle CB500, c'era la, certo, la crossoverina, la naked e la sportiva. Adesso la Hornet 500 fa parte della famiglia delle Hornet, la CBR 500R fa parte della famiglia delle CBR anche come estetica, come livrea e poi vedremo nel prossimo video cosa succede alla versione Adventure. E torna anche lì una sigla storica. Una sigla la storica. La dico proprio veloce, NX, ma ci arriviamo dopo. E quindi a livello di pacchetto meccanico, tecnologico, che novità ci sono sull'Hornet 500? Allora, a livello di motore ci sono delle mappature nuove, rinnovate, che danno più brio in accelerazione. Il motore rimane il 471 cc da 35 kW, 48 cavalli, con la frizione antisaltellamento, frizione morbidissima, erogazione brillante, super divertente, super agile. È la moto che conosciamo. In più c'è il cruscotto TFT a colori con connessione Road Sync. Per il resto la ciclistica ha la sua forcella a funzioni separate Big Piston della Showa, le pinze radiali e questo look molto bello, moderno, anche i colori molto sono belli. Street Fighter, sì. Poi sì, approfitto sì di te Costa, perché dietro la Hornet 500 è presente ancora la CB650R, sì, 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 che ha una qualità molto importante che abbiamo raccontato in un altro video, trovate esatto tutte le spiegazioni tecniche della E-Clutch della Honda sulla CBR. Però la E-Clutch debutta anche sulla CB650. Sì, allora potremmo dire che l'E-Clutch debutta sul 4 cilindri 6,50. Nella gamma Honda i 6,50 sono due, la Naked CB650R e la CBR650R. Senza fare tutto il discorso che i lettori possono vedersi nel video della CBR650R, qui cosa diciamo? Che vediamo se riusciamo a seguire. Bravo, allora sta inquadrando qui, inquadra il cavo, track, track, track. Io sto usando la leva della frizione, vedete ragazzi, leva della frizione è in posizione e fa il suo mestiere col filo. Ma c'è questo apparato che permette a chi sta guidando la moto di non usare, se vuole, la leva della frizione. C'è un omino dentro, se vuoi non usare la leva, è come fa se tutto ci fosse lei un omino che sa quello che deve fare. Quindi quando partite, quando vi fermate, quando dovete cambiare marcia, fa da sola. Ma se volete, c'è sempre la leva della frizione. È quasi una sorellina del cambio DCT. Semplifica la vita, non sì come il DCT che è tutto automatico, sì, volendo, si oppure manuale. Si posiziona tra un quick shifter e il DCT, che è il massimo della tecnologia, il doppia frizione. La cosa interessante, molti fanno fatica, giustamente, a capire vabbè, ma che differenza c'è con un quick shifter? All'atto pratico, fondamentalmente c'è che potete partire senza usare la leva della frizione, è cosa che un quick shifter ovviamente non può fare. Devi usarla. Mentre andate, con il quick shifter dovete inserire la marcia a gas aperto e scalare la marcia a gas chiuso. Con l'E-Clutch e ovviamente anche con il DCT potete fare anche il contrario, potete scalare una marcia a gas aperto se volete, no? Per avere quella schicchera che vi fa partire in sorpasso, sì, a sorpasso, esatto, e allo stesso tempo inserire la marcia a gas chiuso, che è una cosa strana ma che insomma, può succedere di voler fare, quindi è proprio elettronica perché fa da sola. Certo. Ragazzi, non ci resta che provarla, avete visto, famiglia Hornet completissima, poi c'è anche la CB nella gamma 4 cilindri, però non finisce qua da Honda, commentate qua sotto intanto la Hornet 500 e anche la CB650R e andiamo a vedere un po' la famiglia crossover con questa novità, la NX500. Grazie Costa. Grazie a te.